Gentili ascoltatori, buonasera in studio Massimo Bonella per il notiziario dell'Istria, qui da Radio Sirius TV di Treviso, Istria Oggi, in collaborazione con l'Unione Italiana di Fiume. Mercoledì 7 marzo, in seguito all'approvazione del piano finanziario del 2018 da parte dell'Assemblea Unione Italiana, la giunta esecutiva, presieduta dal presidente della giunta esecutiva Maurizio Tremul, ha inoltrato la documentazione economica al Ministero degli Affari Esteri presso il Comitato di Coordinamento per le attività in favore della minoranza in Slovenia e Croazia e alla regione Friuli Venezia Giulia, con l'obiettivo di raggiungere l'approvazione della convenzione MAECI-UI-UPT e l'ottenimento dei relativi fondi nel minor tempo possibile. Inoltre, l'Unione Italiana ha inviato la documentazione necessaria per la partecipazione al bando UPT per l'ottenimento dei fondi regionali Friuli Venezia Giulia, al quale intende partecipare con 7 progetti che andrebbero a sostenere le comunità italiane e a potenziare le loro iniziative. Si è tenuta venerdì la 18ª ed ultima seduta in questo mandato del Comitato dei Programmi Italiani di Radio e TV Capodistria, presieduta da Alberto Scheriani, che nell'occasione si è commiatato dalla funzione. La riunione si è incentrata sull'analisi del lavoro svolto con particolare attenzione al 2017, evidenziando le difficoltà gestionali e di produzione dovute ai continui tagli e al mancato ricambio dei quadri. Importante novità è l'introduzione del progetto RTV 4D, portale sul quale vengono pubblicati i servizi e le notizie di due programmi italiani su internet, finanziato dall'Unione Italiana con i mezzi della legge 73/01 dello Stato italiano. Si è parlato dell'auspicio che sia nuovamente finanziato il satellite di TV Capodistria. L'Unione Italiana ha previsto per il 2018 l'assegnazione di un contributo all'ente televisivo da destinare a progetti e programmi. Alla seduta erano presenti anche il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana e membro del Comitato Maurizio Tremul, il Vice Direttore per i Programmi Italiani del Centro Regionale RTV Antonio Rocco, i caporedattori dei Programmi Italiani di Radio e TV Capodistria, ed in videoconferenza da Lubiana il direttore generale dell'ente radio televisivo. Andiamo avanti, ci spostiamo a dunque ci spostiamo, anzi no, rimaniamo sempre in Istria perché c'è una notizia interessante, visita dei studenti romani in queste zone. E questa mattina, nel corso del progetto Memoria, il dramma del confine orientale italiano tra Foibe e Esodo, oltre 200 studenti delle scuole romane, insieme ai loro docenti e ai rappresentanti del comune di Roma, fra cui il sindaco Virginia Raggi e l'assessore della scuola Roberto Baldassarri, hanno visitato i luoghi della memoria delle Foibe e dell'Esodo. Dopo il passaggio da Trieste alla Foiba di Basovizza, gli studenti hanno proseguito la visita a Rovigno, dove sono stati accolti nella locale comunità degli italiani dal presidente Marino Budicin. Il giorno seguente, con il trasferimento alla Volta di Pola, il viaggio è proseguito con la visita della SMSI Dante Alighieri e l'incontro avvenuto presso la sede Comunità degli Italiani di Pola con le delegazioni dell'Unione Italiana, delle istituzioni pubbliche e della Comunità degli Italiani di Pola. In rappresentanza dell'Unione Italiana erano presenti il presidente onorevole Furio Radin e il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, Maurizio Tremul, mentre Regione Istriana era presente Zupano Walter Flego e per la città di Pola il sindaco onorevole Boris Miletic, la vice sindaco Elena Pu Belci e il presidente del consiglio polese Tiziano Sosic.
In rappresentanza della comunità degli italiani di Pola erano presenti il presidente Fabrizio Radin e la presidente dell'assemblea Tamara Brusic. Erano altresì presenti il console generale d'Italia a Fiume Paolo Palminteri e in rappresentanza dell'ambasciatore d'Italia a Zagabria Adriano Chiodi Cinfarani, mentre nell'incontro a Rovigno era presente il vice ambasciatore di Zagabria Daniele Borrelli. L'escursione di studio è stata organizzata su iniziativa della VGE, scusate, della NVGD, rappresentata da Donatella Schulzel e dalla Società di Studi Fiume, rappresentata dal suo direttore Marino Micic. Ed ora sono le 19:51, state ascoltando Radio Saius TV, questo è il notiziario Istria Oggi che va in onda in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Abbiamo ancora il tempo per un paio di notizie sempre dalla vicina regione dell'Istria, dunque Capodistria. Giovedì 15 marzo alle ore 19 presso il Palazzo Gravisi della Comunità degli Italiani di Capodistria si terrà Crocevia di Musiche e Parole, un concerto di Luigi Maieron, cantautore, poeta e scrittore friulano. Isola, venerdì 16 marzo alle ore 20 si terrà presso Palazzo Manzioni il secondo appuntamento di Etnoinsula 2018 con Giorgio Conte, cantautore e compositore italiano, che presenterà il suo nuovo album Sconfinando, arrangiato da Alessandro Nidi, registrato con l'Orchestra Sinfonica Duchessa di Parma. Album che contiene alcuni brani del suo repertorio storico, rivisitati in chiave sinfonica e qualche inedito. L'evento è organizzato dalla comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola. Bene, alle 19:53 volge al termine il notiziario Istria Oggi, lettura in studio di Massimo Bonella. Vi ricordo il prossimo appuntamento per mercoledì, sempre alla stessa ora. Altresì vi ricordo le repliche tutti i giorni, escluso il martedì, sempre alle 19:45. È tutto, grazie per la vostra cortese attenzione. Appuntamento alle ore 22 con la nostra diretta e altresì con il settimanale Pianeta Oggi Report in onda sul terrestre dalle frequenze di Video Telecarnia intorno alle ore 23. Signore e signori, buonasera.